parla di vita indipendente delle persone con disabilità. Ci tengo molto perché le persone con disabilità non possono essere riassunte, nel senso che nel documento programmatico non vengono nominati, o comunque vengono nominati pochissimo, quindi ci tengo che ci nomini spesso e ci associ al tema della vita indipendente inteso come autodeterminazione. Proprio, e qui mi appoggio alle parole di Nicoletta, ma già l'hanno citato, uguaglianza e diritti, la vita indipendente è in grado di scardinare quelle relazioni vessatorie che sul nostro corpo vengono, si possono riassumere come istituti, come familismo, cioè caricarci alla famiglia, o ignorarci. E quindi da qui si può partire anche per ribaltare, fare questa rivoluzione. La legge Carlo è bellissima.